L'esperienza nel calcio mi insegna che le situazioni vanno vissute nella maniera giusta. Mi riferisco ovviamente a tutti gli eventi che il calcio determina, quindi alle sconfitte, al periodo lungo di sconfitte, al periodo lungo di vittorie, ai momenti altalenanti, quindi ogni situazione che vale per tutte le categorie vanno vissute secondo me con molto equilibrio. Quindi da parte mia ovviamente c'è innanzitutto il ringraziamento assoluto per come sono stato accolto anche in maniera immeritata, perché poi alla fine, cioè voglio dire, non, cioè era solo un discorso più o meno di simpatia, poteva essere, però non c'era niente, ancora non c'è niente sul campo che può determinare di più di una simpatia. Cioè, ormai ho girato, per cui mi è capitato di andare a giocare da avversario in quasi tutti i posti d'Italia ormai e in tutte le categorie. Insomma, qualcun altro magari ha visto solo gli stadi più importanti, l'allenatore. Io invece ho avuto non la sfortuna, la fortuna di vedere i campionati di prima categoria, quindi i campi di prima categoria ovviamente in Umbria, e di girare dalla Serie D in C, quindi in Abruzzo c'ero venuto a Teramo, ero venuto a Giulianova, insomma, voglio dire, poi vabbè, ho fatto il mio tour e quindi conosco un pochino tutti gli ambienti, e quando lo fai da allenatore ovviamente non è che fai un viaggio e non guardi e non pensi e soprattutto non senti. Ci sono dei posti dove a sensazione percepisci che potrebbe, tra virgolette, essere un posto dove è più facile per te lavorare, altri magari dove sarebbe un pochino più complicato. Poi è capitato che sono andato a lavorare anch'io in un posto dove, che ovviamente non dico, dove con il mio collaboratore ho detto non verrei mai a allenare qui, e poi sono andato, insomma, quindi adesso scatterà il toto però per correttezza non lo dico. E mentre invece sono stati altri posti, e Pescara è uno di quelli, insomma, anche Lecce, per dire, è un posto dove tra l'altro avevo sempre vinto d'avversario. Sarà che diventa anche più facile amare i posti. Qui a Pescara l'avversario ci era venuto due volte con un pareggio e una vittoria, insomma, voglio dire, quindi però la sensazione era quella di stare in una città che ama il calcio come piace a me, che lo fa vivere non solo a se stessi ma anche agli altri come piace a loro, e poi ecco, devo essere, dire, non sorpreso in assoluto, perché poi ti informi, ti dicono, però anche la struttura societaria, i campi di allenamento, lo stadio, voglio dire, veramente ho trovato un posto di grande livello, insomma, e questo mi ha fatto piacere. Ma lui ha fatto un percorso nei settori giovanili, insomma, poi ha avuto un'esperienza, credo, alla Trizium come allenatore, e poi è tornato in primavera a Varese, dove ha ottenuto, credo, dei risultati che non erano stati solamente valutati per quelli nei punteggi, ma anche per il lavoro svolto, per la qualità del lavoro svolto. E questo l'ha portato ad andare a Palermo e poi di conseguenza essere promosso subito. Quindi se a Palermo hanno pensato in quel momento di promuoverlo subito, nonostante avesse solo un trascorso di giovanili, molto probabilmente erano state fatte delle valutazioni inerenti a quelle, quindi niente da dire. Insomma, poi ho avuto questa esperienza in Under 21, che per un allenatore giovane credo che sia veramente formativa, una grande esperienza, e adesso si è tuffato nel calcio problematico, voglio dire, che ti dà tanto, però ti toglie tanto, insomma. Credo che Seedorf sia un esempio, insomma. Sono curioso di vedere tutti quelli che appena arrivato avevano detto che era già allenatore e tutto quanto. Io infatti adesso lo difendo a spada tratta Seedorf, al di là che lo stimo veramente tanto come ragazzo, però adesso gli stessi che ovviamente gli si ributteranno contro, insomma, sono esattamente gli stessi che quando è arrivato avevano denigrato il lavoro di Allegri e saltato un non lavoro, perché non era neanche iniziato. Considero il mestiere dell'allenatore un mestiere assolutamente diverso, insomma, voglio dire, da quello che è il mestiere di calciatore, insomma, voglio dire. Quindi tutti, non credo che un calciatore abbia
iniziato dagli esordienti e il giorno dopo si è andato in prima squadra, no? Ha fatto una carriera, non credo che qui nessuno di voi sia diventato giornalista il giorno dopo che ha deciso di farlo, credo, no? Cioè, voglio dire, questo vale per tutti i mestieri e quindi credo, ma soprattutto per questi ragazzi, per il bene loro, che sia necessario mettersi alla prova. A volte è successo e sono venuti anche dei risultati, perché Ancelotti ha iniziato sì dalla nazionale come secondo, poi è andata alla Reggiana, voglio dire, no? E adesso ha vinto tutto, in tutte le parti. Non credo che Mourinho, io parlo della massima espressione degli allenatori, insomma. Il problema è che ci sono situazioni nel calcio, cioè come Sacchi ha rappresentato qualcosa nel calcio di positivo e poi di drammatico per tutti quelli che hanno cercato di imitarlo, la stessa cosa è stato l'episodio Guardiola. Guardiola, hanno tutti pensato che, visto che Guardiola allenava il Barcellona e vinceva e proponeva un gran calcio, che tutti gli allenatori erano stati un po' distratti, questi, perché non sanno la storia di Guardiola, non sanno la cultura di Guardiola, non sanno la filosofia del Barcellona, che come interpreta il calcio, quindi che è completamente diverso da quello. E noi italiani siamo così. E andrebbe anche riconsiderato il discorso Coverciano, insomma, se ha senso o no. Oggi l'ho detto, è diventato una forma di condono, insomma, voglio dire, per gli ex giocatori. Io guardo ovviamente non le situazioni ambientali, perché quelle variano a seconda, insomma, determinano o positività o non risolvono niente. Queste ci vorrebbe veramente non un'intervista, ma tanto di più. Però io guardo il valore della squadra, insomma, la squadra secondo me è una squadra costruita, e mi riferisco a luglio, e ricostruita bene. Cioè, non è che, perché ho sentito dire che lo Spezia è diventata squadra solo a gennaio, no, Spezia aveva dei valori importanti anche prima di gennaio, diciamo così, che con l'avvento del nuovo allenatore, quindi con una filosofia di gioco molto probabilmente diversa, anzi sicuramente diversa, ha portato dei cambiamenti notevoli, voglio dire. Quindi, se posso dire una cosa, si affrontano due squadre, questo sì, questa è realtà, che erano partiti a luglio con delle ambizioni e con la possibilità di stare magari così vicino, però 7-8 punti, 10 punti più avanti rispetto a quelli che sono adesso. Sono vicine, però indietro rispetto a quelle che erano le aspettative degli allenatori, della società e dei tifosi. Insomma, uno guarda i dati statistici e vede magari una squadra che ha subito gol, però no. Cioè, io credo che tutti, il 98%, di allenatori cerca di essere più possibili equilibrati. Qui ne avete conosciuti due invece che in positivo erano squilibrati, in positivo, insomma, voglio dire, mi riferisco prima Galeone e poi Zeman, due giocatori che, due allenatori che rifiutavano proprio l'equilibrio come parola, voglio dire, cioè avevano veramente voglia, e lo dimostravano in campo, di sopraffare gli avversari facendo tanti più gol degli avversari. Quindi non dico non dando importanza, perché poi nel tempo io ho visto il Perugia di Galeone, insomma, era Perugia che prendeva meno gol rispetto a quelli che prendeva Pescara, quindi col tempo cambi, però la filosofia era quella. Il resto sono tutti allenatori che danno un valore più o meno identico alla fase offensiva e alla fase difensiva, quindi mi aspetto una squadra equilibrata, insomma. Equilibrio danno i risultati, voglio dire, no? Perché poi l'equilibrio lo trova l'allenatore, però i giocatori si convincono attraverso i risultati che quella sia una soluzione tattica ideale, insomma, voglio dire, no? E questa è anche la fortuna di un allenatore, magari trovare dei risultati, e poi nei calciatori, che notoriamente è gente che non dico che non è sensibile, però è sensibile alle cose personali. Se vede che si ottengono i risultati, allora quasi egoisticamente dicono sì, questa è la soluzione giusta, insomma, e non tanto perché ne sono più o meno convinti. Invece noi che dirigiamo le situazioni, bisogna
essere un pochino più razionali, insomma, e quindi può essere una soluzione, vediamo nel tempo. La squadra si è espressa abbastanza bene, ma non, adesso non voglio dire che non è neanche lontana parente, però venivamo da un periodo magari di difficoltà e quindi è sembrato, cioè la squadra ha proposto delle cose che magari ultimamente faceva fatica a riproporre, una certa determinazione, una certa compattezza, voglio dire, ma ha fatto anche degli errori e ha giocato un calcio che non è esattamente quello che vorrei che si giocasse, insomma, quindi c'è tanto ancora da fare, assolutamente. No, rientro di Ragusa, siccome c'è tanto da fare, Ragusa rientra in quel contesto, insomma, dove voglio dire, non è una situazione chiara, ben definita in due partite, ancora c'è. Questa è un'altra stupidaggine che dicono gli allenatori, tutti utili, nessuno indispensabile, però tutti utili e qualcuno indispensabile. Per me, io i giocatori a luglio non dico mai siete tutti uguali, perché secondo me sarebbe un'offesa, insomma, ci sono quelli più bravi che hanno una storia diversa e poi il campo dimostrerà, però le gerarchie esistono, voglio dire, no? Anche nella mia testa quando sono venuto qui, pur conoscendo poco del Pescara, avevo in mente qualcosa, insomma, e poi dopo il campo ti fa cambiare idea, insomma, è normale. C'è stato, non so se l'avete notato, sicuramente sì, dopo il 2-0 c'è stata un'azione sotto la mia panchina dove sono andati in 5 ad attaccare. Allora, se tu non l'avevi, in una, Avellino non l'avevo mai visto, fino al 2-0 non l'avevo mai visto, un minuto dopo l'ho visto, che significa che la squadra, anche a livello proprio psicologico, si stava sbloccando, voglio dire, quindi questa situazione che deve essere una normalità è diventata un'eccezione perché si viene da quel momento, ma col tempo deve diventare una normalità, ovviamente non per tutti i 90 minuti, però per gran parte della partita. Invece noi facevamo fatica ad esprimerla e quindi, ecco, dicevo, questa vittoria ha dato degli insegnamenti sia a me ma che alla squadra, insomma. Con la premessa che avevano tanti assenti loro e tanti noi, perché ve l'ho detto, io faccio sempre l'errore di dare troppo merito agli altri, poi come i bambini dell'asilo gli altri si prendono dal dito, si prendono il braccio, allora devo ritornare indietro e dire che per me Balzano, Ragusa, Capuano e Samassà per me e per il nostro Pescara sono giocatori che io reputo, non perché sono importanti, lo dico adesso perché sono stati, però non me l'avete mai sentita dire che avevamo dei problemi, perché no, quindi voglio dire, se mancano a noi, tra l'altro mi sembra che un giocatore che aveva fatto un gol in 60 minuti, che era Rodriguez, sarà fuori per scelta tecnica, quindi voglio dire, no, voglio dire, allora tutte queste assenze non ce l'hai, no? Io mi attacco a tutto quando devo vincere, no? Se tolgo anche il giocatore che mi fa sempre gol, allora vuol dire che no? Ecco. Anche tutti gli episodi negativi di cui ha parlato, non abbiamo visto. No, ma io non voglio, no, ma questa non è una polemica, io faccio non il riferimento a quella partita, il riferimento è che se i giocatori mancano, mancano a tutti. Poi se contro le squadre che gliene mancano 22, io sono contento, non è solo uno di quelli che dice no, mi piacerebbe avere i campioni di fronte, no, meno ce ne sono è meglio, eh. Anche qui i numeri aiutano perché il Cesena ha fatto mezzo tiro in porta, quindi insomma... No, alla fine ci ho avuto due occasioni, mi sono arrabbiato con la squadra perché la concesse e potevano riaprire la partita. Ovviamente non considero il rigore un'occasione perché non era né rigore né un'occasione. E io credo che adesso bisogna veramente, ho sentito parlare anche in maniera giusta di trittico di partite, perché queste tre partite, Spezia, Palermo e Latina, ci diranno tanto. Ma poi non tutto, perché voglio dire, anche il campionato di Pescara ha ottenuto dei risultati con le grandi squadre, grandi insomma, con le squadre di classifica, e poi magari è andata incontro delle sconfitte in campi dove non si pensava di poter perdere, insomma, quindi andiamo avanti con questo approccio, insomma, che deve essere orgoglioso, perché non è che se siamo il Pescara non è che possiamo star lì a far finta di essere una squadretta, insomma, voglio dire, no? Però nello stesso tempo bisogna anche essere onesti nel riconoscere che se il campionato nostro è stato più o meno questo, adesso ha le possibilità per cambiare, ma bisogna far noi
la sensazione che stiano aspettando qualche squadra che se rientra dentro e li può far male veramente per la promozione in Serie A. Senta, e una di quelle squadre siamo noi. Assolutamente, quella è una mossa che io non conoscevo se non vedendo le partite, e quindi il merito non è mio, voglio dire, io anche perché c'è una situazione anche tattica che credo che anche Marino avesse capito, non è che ci siano degli interni a parte Bovo di ruolo in questo gruppo, insomma, voglio dire, mediani ci sono, però degli interni, almeno per come concepisco io il ruolo di interno, ma credo che sia una maniera univoca di considerarlo, non ce ne sono tanti. E quindi, siccome Brugman è un talento e dà grande razionalità al nostro gioco, ovviamente con qualche limite che deve migliorare, è vicino, ci vuole un giocatore che dia sostanza. Quindi Zuparic era stato un tentativo convincente. Ho visto alcune partite di quel Pescara e è stato convincente anche per me, insomma, voglio dire, quindi poi che abbia fatto gol è stato un episodio assolutamente anche fortunato, e quello sì, quello Sforzini, e mi sono basato su quello che vedevo. Cioè, oggi Nando sta bene come sta bene Maniero, molto probabilmente, anzi sicuramente 2 mesi fa non stava bene così, anche se i giocatori dicono sempre ma io stavo bene lo stesso, sì. Conte fa le passeggiate sul lungomare, in conto andare a giocare una partita, insomma.